Sono con Francesco Puccio, regista teatrale e scrittore, il suo ultimo libro Matilde Bianca di Calcio. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto, ma adesso Grazie. Lo vediamo in immagini il suo libro. Il bianco sbucò all'improvviso e mi aggredì. Non me ne accorsi subito. Il mare mi trattenne a largo, mi fece addormentare al suo dondolio. Poi, silenzioso, svettò l'azzurro dei tetti, mi sovrastò e mi inondò con la sua chioma brillante. Le case comparvero così, come cespugli, a macchie, cumulo sparuto nel verde degli olivi accecati dalla luce. Dietro al promontorio che nascondeva l'isola, il mio assolo si perse in un coro di voci, canti che venivano da dentro, dall'interno della terra, rossa di sangue versato e mai restituito. Erano parole tratte dal libro. Siamo in Grecia, nell'isola di Sifnos. Il protagonista arriva in Grecia e cosa trova? Il protagonista arriva in Grecia perché deve realizzare un servizio fotografico per la rivista per la quale lavora, e lì attraverso un percorso di formazione non soltanto incontrerà l'amore ma anche l'amicizia. Questo è un romanzo che racconta di un rapporto d'amore con appunto il personaggio femminile che dà il titolo al romanzo, Matilde, ma è anche una grande storia di amicizia. Ed Edipo, Euripide che cosa c'entra? Euripide è il grande tragediografo greco che si inserisce all'interno della vicenda, perché il romanzo a un certo punto diventa anche romanzo storico, quindi c'è un racconto nel racconto, e procede su un doppio binario. Da un lato la storia del protagonista Diego, dall'altra quella di Euripide che su quella stessa isola, naturalmente una finzione letteraria, avrebbe composto la sua Medea, una delle tragedie più famose, vivendo una storia d'amore con Agape, che è un personaggio che incontra su quella stessa isola. Tu prima mi dicevi che la cosa fondamentale è il racconto, sì. La parola, la forza della parola che aiuta il protagonista a ritrovare se stesso, a riempire il suo vuoto. Sì, questo è un romanzo che vuole riflettere anche sull'importanza della parola e del racconto. La grande tradizione epica greca, ma non soltanto, nasce con l'Iliade e l'Odissea, dei poemi che prima di essere scritti sono stati orali. Quindi l'importanza anche della parola giusta, della parola raccontata in un periodo dove molte sono le parole, ma alcune di queste, anzi buona parte di queste, sono più frastuono che altro. Allora, tutto questo lo trovate in Matilde Bianca di Calcio, la bellezza della Grecia, le parole, Euripide, un po' tutto è l'amore e l'amicizia. Grazie.